Pause per le popolari e ricorsi ai migranti, Vicenza in tilt, e a Roma non vogliono riaprire il tribunale della Pedemontana. BPV, parla presidente Mion, modifica proposta da 9 euro, impossibile, ma aiuteremo chi ne ha bisogno. Il polo museale finisce in tribunale per il ricorso di una ditta, Finco critica, fanno collezione di cause. Dopo l'idea di stoppare le licenze per i nuovi locali a Bassano scoppia la polemica, siamo tornati al proibizionismo. Si avvicinano le elezioni del quartiere San Vito, è arrivato il momento di sotterrare l'ascia di guerra. Ubriaco con un tasso alcolico di 6 volte superiore al consentito si schianta contro un cancello. Truffa dello specchietto, i carabinieri di Campo San Piero fermano un giovane che voleva abbindolare un 65enne. Buonasera telespettatori, in apertura di telegiornale parliamo di giustizia. A Vicenza si rischia il caos in tribunale per le cause degli azionisti di Banca Popolare di Vicenza. Torna di stretta attualità il tema del Palazzo di Giustizia della Pedemontana. Il Tribunale di Vicenza con le cause su BPV rischia il collasso. Il dato di fatto è stato confermato durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte d'Appello a Venezia. Un palazzo di giustizia già di per sé abbastanza lento, con le attuali risorse, non può reggere l'onda d'urto. Adesso possiamo razionalmente dire che una causa che parte oggi entro 5 anni si può pensare di chiuderla. Prima Vicenza era un 7-8. Che sono sempre tanti, 5, siamo sempre sopra la media, e si figuri che se arrivano anche un migliaio, anche 2000 cause bancarie. Alle cause su BPV ci aggiungiamo anche i ricorsi dei migranti e la frittata è fatta. Diciamo, oggi come oggi, con tutti quelli che sono e che abbiamo qui in Veneto, è chiaro che anche quel contenzioso incide. Torna di stretta attualità il tema della riapertura del Tribunale della Pedemontana, anche se chi si è battuto per anni per questa causa sembra aver perso le speranze. Ce l'hanno già data la risposta, no, punto. Non mi illudo più, nel senso che io inizialmente mi ero illuso che la giustizia interessasse alla politica. Alla politica, soprattutto quella romana, la giustizia non interessa nulla. Queste erano le performance del Palazzo di Giustizia locale. È fondamentale avere un tribunale comodo se hai bisogno di un decreto ingiuntivo. Vicenza siamo ancora a 20-25 giorni per avere un decreto ingiuntivo. Bassano in 2 giorni ce l'avevi, anche uno se avevi fretta. Oggi più che mai siamo fortemente convinti che la decisione di chiudere il tribunale di Bassano sia stato un errore madornale. La politica romana, oltre che sorda, si è dimostrata miope, non vedendo a un pelo dal naso. Questo territorio ha bisogno di efficienza, non possiamo tollerare i ritmi lenti e compassati. L'appello è a tutti coloro che nella capitale possono fare qualcosa. Il tribunale della Pedemontana deve essere riaperto. E in merito alla situazione della giustizia italiana sentiamo il senatore del PD Giorgio Santini che parla delle azioni del governo e poi del futuro del Tribunale della Pedemontana. C'è stato già un primo importante passo nei mesi scorsi in cui sono arrivati un certo numero di magistrati, 6 magistrati, che poi forse ne arriveranno anche degli altri ad aumentare la possibilità di smaltire il grande lavoro pregresso che c'è purtroppo di molti anni. Rimane sullo sfondo la questione aperta di dare una soluzione alla nostra realtà territoriale con il Tribunale della Pedemontana, che è, diciamo così, una strada che può aiutare anche a risolvere i problemi della giustizia e dei tempi molto molto lunghi nella realtà vicentina. Un'idea su cui si sta lavorando, che io penso sia interessante, è quella che, data l'alta intensità di insediamento industriale, produttivo, di piccole aziende, di settori economici nel territorio, si possa per esempio aprire una sezione del Tribunale delle Imprese nel palazzo, diciamo, del Tribunale della Pedemontana di Bassano, in modo tale da avere anche per questa via, almeno per le imprese e quindi anche poi indirettamente per tutti i cittadini, uno snellimento e una riduzione dei tempi insopportabili di lunghezza dei processi. Parliamo ora della Banca Popolare di Vicenza con le ultime dichiarazioni del presidente Mion. Sentite.
L'offerta di transazione di 9 euro per azione è immodificabile, lo ha detto il presidente della Banca Popolare di Vicenza Gianni Mion agli oltre 2000 soci della banca azzerati, intervenuti in giornata all'assemblea pubblica convocata da Federconsumatori in Friuli Venezia Giulia. Il numero uno dell'istituto di credito ha aggiunto che è previsto un tavolo per risolvere i casi degli azionisti più bisognosi, avendo già a disposizione per questi uno stanziamento di 30 milioni di euro. A nostro parere è un obbligo dare risposta alle migliaia di persone che hanno perso tutto, come la signora Maria, 84enne, che aveva investito in azioni il risarcimento per la morte del figlio, deceduto in un incidente. È seguita proprio da Federconsumatori. L'assicurazione paga il rimborso per l'incidente, eccetera, e questo viene investito completamente tutto in azioni della Banca Popolare di Vicenza. Voi capite che la signora, intanto Maria, non aveva assolutamente nessuna capacità di capire la differenza tra investire in un'azione. A lei e a tutte le persone che non potevano sapere a cosa andavano incontro devono essere dati dei risarcimenti congrui. Per Mion, la banca tenterà di massimizzare i proventi che arriveranno dalle azioni di responsabilità. Il presidente di BPV ha concluso spiegando che le persone che hanno dichiarato di non aderire alla proposta della banca sono in questo momento una percentuale inferiore al 3%. E siamo ora alla cronaca bassanese. È stato presentato un ricorso da una ditta esclusa dai lavori di restauro del polo museale. La vicenda, come quella del ponte, finirà in tribunale. Polo museale di Santa Chiara, dovevano partire i lavori, sono partiti, però il comune deve rispondere nuovamente di fronte a un giudice, un'azienda esclusa ha fatto ricorso. Cosa ne pensa? Che ci troviamo di fronte a dei dilettanti allo sbaraglio, una città completamente bloccata, adesso mancava solamente il polo museale Santa Chiara. È un comune che in questi ormai 3 anni di attività non ha realizzato assolutamente nulla, ma se non una fila di ricorsi di fronte ai tribunali per cercare di sbloccare qualche situazione che ovviamente si è raggiunta grazie all'incapacità di questi amministratori nel portare a buon fine determinate opere importanti per la città. E non solamente il settore dei lavori pubblici è bloccato, ma possiamo parlare anche di tutta la situazione del marketing territoriale, della capacità di Bassano di saper attirare turisti da fuori del bassanese, da fuori regione, e ovviamente i risultati li stiamo vedendo, ma anche sotto un profilo amministrativo, lato bacino idrico è commissariato, a breve verrà commissariato il bacino dei rifiuti, Etra in una situazione difficile, quindi una situazione veramente paradossale, sta collezionando una serie di ricorsi che mi auguro vadano a buon fine per il bene della collettività, ma soprattutto per il bene della nostra città. Contingentare i bar e stoppare nuove licenze. L'idea sta facendo discutere. L'amministrazione Poletto, come quella di Woodrow Wilson, il presidente degli Stati Uniti che introdusse il proibizionismo, oppure, sempre per rimanere negli States, come quella di Donald Trump, che sta varando una serie di misure protezionistiche che stanno facendo irritare il mondo. Vietare o contingentare le aperture dei bar e dei locali in quel di Bassano è una misura che va contro le leggi del libero mercato e sembra vada anche contro le politiche volute a Roma. Ma mi pare che a livello nazionale la normativa va da un'altra parte e quindi non vorrei si creasse ulteriore contenzioso legale. La proposta fatta da Confcommercio e appoggiata dal comune prevede un numero di licenze limitate perché dicono ci sono già troppi bar che si dividono i pochi clienti. Affermano che vogliono evitare l'ingresso di player che potrebbero abbassare il livello della proposta qualitativa. Dimenticano che una nuova attività porta un indotto importante. Ci sono gli operai per i lavori di ristrutturazione, per esempio, ma non solo, tutte le ditte che si occupano dei rifornimenti, per non parlare poi dei dipendenti e quindi nuova occupazione. Per l'opposizione la strada da imboccare è tutt'altra. Forse questa amministrazione deve guardare il problema da un punto di vista a medio e lungo termine con una strategia per rivitalizzare il centro storico attraverso iniziative che vadano verso due sensi, innanzitutto infrastrutture e migliorare le infrastrutture e i servizi, migliorare le iniziative culturali e ricettive del centro storico in maniera continuativa, di qualità, ma soprattutto anche con equilibrio, perché in centro storico abbiamo 5 giorni in cui è vuoto completamente e 2 giorni che diventa impraticabile. Parliamo ora della ciclopista. Il comune di Bassano apprezza i passi in avanti fatti in questi giorni. Sentite perché.
Il comune di Bassano plaude ai passi in avanti fatti sulla ciclopista. L'amministrazione guarda la vicenda da spettatore, ma con grande interesse. Sono ben consapevoli che la realizzazione di quest'opera porterebbe dei benefici importanti al territorio. Il comune di Bassano è di fatto beneficia di questo lavoro e collegherebbe Bassano, il ponte, la nostra, il nostro centro storico a tutto il nord, insomma al Trentino, quindi è una sfida che sicuramente un'opera che ci riguarda da molto vicino. Martedì prossimo in regione, incontro decisivo tra le parti. Sono state fatte delle modifiche al progetto che riguardano il minore impatto ambientale su un passaggio che è considerato da tutti un'oasi naturale di indubbio valore. Anche noi all'inizio avevamo detto che in quel luogo, in particolare quel pezzo che è una specie di tunnel naturale all'interno nell'argine del Brenta, coperto da vegetazione e da alberi, ci fosse insomma un po' più di attenzione. Mi sembra che questa attenzione la stanno mettendo, bisogna capire adesso come riusciranno a chiudere, anche tenendo presente che ci sono comunque dei vincoli rispetto al progetto e vincoli rispetto a chi deve autorizzare poi gli interventi. A San Vito non si placano le polemiche e il voto si avvicina. Mi aspetto dal nuovo comitato che ci sia praticità, concretezza e risultati. E lavorare insieme sarà un successo per questo nuovo consiglio nel momento in cui ci sarà una buona dose di buonsenso accompagnata da umiltà e rispetto. Dopo le polemiche infuocate che hanno contraddistinto gli ultimi mesi del comitato di quartiere San Vito, ora serve serenità. Ne è convinta Stefania Pontarolo, che vuole archiviare la parentesi burrascosa e auspica dalle prossime elezioni in programma l'11 e 12 febbraio un periodo di tranquillità come accade negli altri quartieri. Ho avuto la possibilità anche di vedere altri quartieri, altri comitati. C'è un clima familiare, un clima sereno, cosa che non ho mai potuto vivere nel comitato precedente. Il sindaco è stato molto netto sulla chiusura dell'ex comitato di quartiere. Si è arrivati addirittura a sfiorare il muro contro muro. Mai la forca. Se tu cerchi il dialogo, hai la possibilità di ottenere di più. Ci vorrà più tempo, però il muro contro muro non porta a nulla. L'appello a cui Rete Veneta sente di associarsi è quello di lasciare fuori dai consigli di quartiere la politica. Il comitato deve essere apartitico, la politica non deve proprio entrare in questo comitato. Basta, finiamola. Ubriaco al volante si schianta contro una casa. Tizio sul Brenta. Perde il controllo della vettura in curva e sbandando finisce contro la cancellata di un'abitazione. È accaduto questa notte intorno alle 2:30. Mentre percorreva via Fornace in un tratto in curva, probabilmente a causa dell'alta velocità, un senegalese di 30 anni, residente in paese, ha perso il controllo della sua Fiat Punto ed è andato a schiantarsi contro la cancellata di una casa lungo la strada. Il trentenne è stato accompagnato al pronto soccorso del San Bassiano e adesso si trova ricoverato in gravi condizioni in rianimazione. Non sarebbe però in pericolo di vita. All'alcol test ha fatto registrare un tasso alcolemico 6 volte superiore il limite di legge. E uno schianto mortale ieri sera perde la vita una giovane mamma. Schio. Ha avuto esiti mortali lo scontro frontale tra auto avvenuto alle 19:30 di venerdì in via Maestri del Lavoro. Nello schianto ha perso la vita una donna di 37 anni di origini ungheresi, Anita Palma Vizzi, residente a Marano. È ricoverato invece in prognosi riservata all'ospedale di Sant'Orso il conducente dell'altra auto, un 58enne di Valdagno. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, la Hyundai i20 condotta dalla donna avrebbe invaso la corsia opposta nella quale viaggiava l'Audi A3 dell'automobilista, provocando uno schianto tremendo tra i due mezzi. Il personale medico non ha potuto che dichiarare la morte di Anita Palma Vizzi. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dalla polizia stradale. E sono stati spostati 4 ulivi, così è stato evitato il taglio. Bassano. 4 grandi ulivi cresciuti nell'area del consorzio agrario in via del mercato sono stati trapiantati questa settimana e collocati nei cortili di 4 scuole cittadine. 1 alla scuola elementare Campesano, 2 alla scuola media Bellavitis 2.0 e 1 alla scuola materna di Sant'Eusebio. L'area nella quale si trovavano, adiacente al mercato ortofrutticolo, sarà infatti interessata dall'ampliamento della zona dedicata al parcheggio. Così l'amministrazione comunale, in accordo con la cooperativa interprovinciale agricoltori e con i dirigenti scolastici, ha deciso di posizionare gli ulivi nelle aree verdi delle scuole affinché a beneficiarne siano gli alunni.
Tempo di carnevale, una festa i cui preparativi coinvolgono intere comunità. Noi siamo andati a Rosà, dove una poderosa macchina organizzativa sta ultimando le ultime operazioni. Vediamo un mare di euro, ma di cartapesta. Sì, di cartapesta, magari fossero veri, ma per il carnevale è meglio in cartapesta. Stiamo vedendo delle operazioni di costruzione, in futuro sarà un gelato, siamo partiti dallo scheletro e stanno saldando i pezzi di ferro che poi porteranno alle altre lavorazioni per fare una maschera. Fervono i lavori e gli ultimi ritocchi ai 17 carri che sfileranno al Gran Carnevale Rosatese, sabato 4 e domenica 5 febbraio. Un importante evento, giunto all'ottava edizione. Siamo andati a curiosare durante una delle ultime riunioni degli organizzatori. Bene, allora si apre ufficialmente l'ottavo Carnevale Rosatese 2017. All'ordine del giorno valutazioni generali sul carnevale. Sul tavolo vediamo un oggetto meraviglioso, che cos'è? L'oggetto al centro del tavolo è il premio, la rosada, che verrà appunto dato al vincitore del Gran Carnevale Rosatese appunto sabato sera. Beh, è una conferma della tradizione, ma è un momento di una manifestazione dei più importanti che abbiamo a Rosà. E oltre a questo c'è da segnalare la sinergia tra le associazioni, che è un aspetto importante che questa amministrazione ha sempre curato. Un carnevale che dura due giorni. Sì, esatto. Allora il sabato sera sarebbe più un carnevale tecnico, mentre la domenica sarebbe il carnevale per i bambini. E puntiamo molto anche al mondo dei disabili, quindi per noi vedere sfilare la domenica pomeriggio i ragazzi che durante l'anno non hanno questa possibilità è una cosa che ci fa veramente star bene. Noi ci saremo, vi aspettiamo! Via Tito Livio a Fontaniva, qualcosa si muove, il sindaco vedrà le parti. Fontaniva, li abbiamo ribattezzati i 30 metri della discordia, sono quelli di via Tito Livio. Il contenzioso va avanti da mesi, da una parte i commercianti che rivogliono il doppio senso di marcia in questa strada perché, raccontano, gli affari sono andati a picco, dall'altro i residenti che hanno lottato per avere il senso unico, soluzione che rende la via meno pericolosa. Grazie al nostro intervento con la rubrica Io chiamo Rete Veneta, qualcosa si è mosso. Il sindaco è stato invitato dalle parti martedì sera a un incontro in sala Padre Nicolini. Truffa dello specchietto, si registra un nuovo episodio nell'Alta Padovana. San Giorgio delle Pertiche. I carabinieri di Campo San Piero hanno denunciato in stato di libertà per i reati di tentata truffa e violazione di domicilio un 27enne residente ad Adrano in provincia di Catania, di fatto però senza fissa dimora, disoccupato e pregiudicato per reati specifici. Il 18 ottobre scorso, in via Cocche a San Giorgio, l'uomo aveva simulato una collisione mai avvenuta tra la sua autovettura e quella di un residente del luogo di 65 anni, sostenendo che l'impatto tra i due veicoli avesse provocato la rottura del suo specchietto retrovisore e avanzando reiterate richieste di risarcimento del danno, arrivando a seguire la vittima fino all'interno del cortile della sua abitazione. In occasione del giorno della memoria, questa sera alle 22.20 e domani alle 15, vi proponiamo uno straordinario documento. L'intervista a Enrico Vanzini, l'ultimo dei Sonderkommando. La sua storia e le sue emozioni, il ricordo struggente di quei terribili momenti, quindi non è da perdere assolutamente. Vi ricordo invece questa sera alle 21.05 il film Germania Anno Zero, a seguire gli incontri di Rete Veneta appunto con Enrico Vanzini. Vi ricordo invece gli appuntamenti di domani alle 9 Santo Rosario, a seguire la parola del Signore, alle 10 la Santa Messa in diretta dal Santuario della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza, 14.15 consueto appuntamento con Idea Formazione Nord-Est, 14.30 la TV dei ragazzi, alle 15 ricordiamo Vanzini, 17.50 Agricoltura Veneta e 20.05 5 videomotori. Ora vi lascio alle previsioni del tempo di domani, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. Le previsioni per domani. Al mattino tratti di nuvolosità, specie sulle zone pianeggianti, poi in dissolvimento dalle ore centrali con cielo quasi sereno alla sera. Sui rilievi cielo per lo più sereno o poco nuvoloso. Nelle ore più fredde, possibili formazioni di foschie o locali nebbie in pianura. Precipitazioni assenti, temperature con valori stabili nel locale aumento, un po' più sensibile sui rilievi.